Prosegue la nostra HR TV Week che si arricchisce anche del nostro speciale Pocket News, un format un po' diverso rispetto a quelli che solitamente insomma vi proponiamo e che concentra in pochi minuti alcuni passaggi, alcuni aspetti di approfondimento che meritano di essere approfonditi attraverso insomma un'intervista, uno scambio di battute con un ospite importante. Ovviamente parliamo sempre di lavoro, parliamo di risorse umane e per questo do il benvenuto ad Andrea Langfelder, Business Development Manager di Oracle. Andrea, grazie per essere qui con noi e buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi, grazie mille a voi per essere qui. E allora con Pocket News analizziamo l'argomento che vedete anche nel nostro titolo, il lavoro nel mondo che verrà, che è sicuramente un tema molto ampio, ma proprio perché è molto ampio cerchiamo in qualche modo di inquadrare attraverso poche semplici domande molto mirate. Tuttavia la prima domanda diciamo che è un po' diversa, perché ci serve per fotografare un po' la situazione insomma degli italiani e di come è cambiata la vita degli italiani, delle persone, come è cambiata. Andrea, vengo subito da te in questi ultimi 12 mesi, anche magari in base alle ricerche e le osservazioni che avete effettuato con Oracle. Allora, la nostra vita, la vita delle persone è cambiata certamente, è cambiata in modo forte, verrebbe da dire purtroppo è cambiata perché ne avremmo forse fatto volentieri a meno. Siamo diventati sicuramente più ansiosi, più nervosi, abbiamo perso delle libertà che consideravamo irrinunciabili, abbiamo dovuto cambiare a forza le nostre abitudini. Abbiamo fatto condurre durante la fine dell'estate, l'inizio dell'autunno, una ricerca proprio per verificare se l'intelligenza artificiale in aiuto alla nostra intelligenza umana possa essere di aiuto per il benessere psicofisico e la riduzione dello stress da lavoro correlato nelle aziende. I risultati sono incoraggianti, anche perché sappiamo che un gruppo di lavoro, un team in azienda che sta bene psicofisicamente produce anche di più. Beh, a questo punto la seconda domanda che vorrei farti è come è cambiato il modo di lavorare, premesso che sono d'accordo con l'inizio della tua prima risposta, e cioè che insomma il cambiamento non è stato poi così positivo, nel senso che una certa dose di ansia e di tensione inevitabilmente si è andato, la sentiamo un po' tutti, ecco, alla faccia di chi diceva questa emergenza ci renderà persone migliori e più forti, forse nel lungo periodo, per adesso si fa un po' fatica, ecco, a sentirci tali. Ma torniamo a noi, come è cambiato in questo senso il modo di lavorare delle persone, secondo voi? Anche questo è un tema che è cambiato tantissimo, il nostro modo di lavorare è stato stravolto per la stragrande maggioranza dei lavori così come li conoscevamo fino alla primavera 2020. In particolare è stato scorporato l'ambiente fisico dove lavoravamo prima dal nostro contesto attuale lavorativo, e quindi rinunciando a questo abbiamo lasciato in qualche modo in ufficio anche molta della nostra creatività e della nostra socialità. C'è però un aspetto positivo che siamo riusciti ad infondere nel nostro lavoro e nelle nostre relazioni a distanza molta più fiducia, e quindi anche la gestione delle persone guidata dall'MBO, quindi dalla gestione per obiettivi, ne viene sicuramente facilitata. Abbiamo poi migliorato il bilanciamento tra la vita lavorativa e la vita privata lavorando grazie allo smart working o remote working, che deve diventare un modo di lavorare, io lo tradurrei in modo di lavorare in maniera intelligente, cioè sapendo quali sono i nostri compiti e le nostre responsabilità, facendo questo. Hai accennato agli uffici, allo smart working, e allora in questo contesto mi viene da chiedere com'è cambiata l'azienda vera e propria, quindi andiamo più nel dettaglio, nello specifico, e come si è evoluta anche l'organizzazione. L'azienda, consideriamo che l'azienda è fatta dalle persone, dal lavoro delle persone, se queste sono cambiate, naturalmente è cambiata, sono state stravolte anche le aziende, le loro regole, il loro modello organizzativo. E ovviamente hanno fatto meno fatica ad adattarsi a questo cambiamento imposto dall'urgenza e dall'immediatezza quelle aziende che avevano dei processi già un pochino più agili e che avevano una forma mentis che predisponesse le persone appunto
a un cambio repentino. È cambiato il modo di comunicare, per esempio, noi in Oracle usiamo molto di più dei social network interni accanto alle classiche comunicazioni istituzionali via email, e il modello organizzativo per noi adesso è quello blended, cioè un modello misto tra lavoro in presenza in ufficio e lavoro da remoto a casa, dove diciamo ci troviamo. Gli uffici di domani saranno sicuramente orientati a questo modello organizzativo. Con gli strumenti tecnologici a questo punto, io immagino che dovranno e potranno aiutare le imprese a rispondere velocemente a questi cambiamenti. Allora, quali possono essere questi strumenti tecnologici? Beh, hai ragione, la tecnologia è stata il pilastro su cui si è retta nei periodi più critici, l'economia, non soltanto per gli acquisti online, ma per la capacità delle aziende di portare, diciamo, di delocalizzare nelle case, delle persone, gli uffici. E a questo punto diventa sempre più importante poter avere degli strumenti di lavoro che ti permettano di fare nell'ufficio virtuale, nell'ufficio che non è più quello fisico in presenza come conoscevamo prima, le stesse cose con la stessa facilità, con la stessa agilità, rispettando ovviamente tutti i criteri di sicurezza, di agilità e di innovazione che devono essere alla base della tecnologia di oggi. E tutto questo si traduce in una parola sola, cloud, software as a service. Meglio ancora se è il cloud di seconda generazione, irrobustito da algoritmi di intelligenza artificiale molto potenti e dall'internet delle cose che collega tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione. Dunque, cloud, IA o intelligenza artificiale per l'appunto, ma anche persone, lavoro, organizzazione, tecnologia, direi che le keyword sono queste. Le aziende italiane oggi operano in un paese che sta vivendo un momento di forte contrazione economica, aggiungiamoci quest'altro Ahimè. spunto che ovviamente insomma anche lo stesso Andrea ha in qualche modo accennato. E allora quali sono, quali possono essere per concludere gli elementi che potranno aiutarla? Aiutare le aziende italiane, chiedo scusa, a sopravvivere e accelerare una ripresa delle attività scusate, in una normalità che al momento è fortemente incerta. Andrea. Sono cambiate tante cose, l'abbiamo detto molto bene anche in questa intervista. Una cosa che non è cambiata è che le aziende dovranno continuare ad avere ben chiaro il profitto che devono portare per i loro azionisti. Però ci sono degli elementi in più che devono essere valutati in questo momento. È vero che bisogna fare profitto, ma è vero che bisogna avere un occhio di riguardo anche per tutti gli stakeholder che gravitano intorno a un'organizzazione, a un'azienda. Quindi bisogna fare profitto, ma con un'economia più sostenibile, con un minor impatto ambientale e magari riducendo anche gli spostamenti casa-lavoro che hanno un forte impatto sul sovraccarico dei mezzi pubblici e diciamo proprio sull'ambiente. Oggi ci sono tecnologie che possono aiutare le imprese a fare questo. E ci saranno probabilmente anche tante risorse che stanno arrivando, se tutto va come ci auguriamo, dal forte impegno che anche l'Unione Europea ha preso per reagire e per superare, diciamo, questo periodo di crisi. Quindi tanti investimenti in tecnologia, tanti investimenti in formazione delle persone. La formazione oggi può essere fatta molto bene anche a casa con l'e-learning. Questi, secondo me, sono i pilastri che permetteranno alla nostra economia di ritornare a marciare come ci auguriamo tutti. E come ho già ripetuto una volta, insomma, in occasione di questa TV HR Week in corso, si ripeterà prossimamente, perché guardiamo sempre avanti qui alle fonti TV, ovviamente, la speranza e l'augurio è che ci possa essere anche la prossima volta Andrea Langfelder, Business Development Manager di Oracle, che è stato oggi in nostra compagnia. Andrea. Grazie mille a voi, senz'altro, volentieri, grazie, Grazie, arrivederci. grazie a voi per essere intervenuti all'interno del nostro Pocket News e vi invito a seguirci e a seguire anche ovviamente le attività di Oracle. Restate in nostra compagnia.